Lo scorso 23 aprile si è tenuta la conviviale del Rotary Club di Chioggia presso l'Hotel Grand Italia, cena seguita da una conferenza sull'intelligenza artificiale. Si sta vivendo una svolta epocale, un cambiamento che interessa tutti gli ambiti del vivere attuale, con grandi prospettive affiancate a interrogativi inquietanti. La tecnologia da sempre si è posta come un giano bifronte, è stato detto, creativa e distruttiva, accelerante della crescita da un lato, ma con risvolti spesso negativi, soprattutto per chi non vi si è saputo adattare. A intervenire sull'argomento Don Alberto Carrara, veneto di origini, professore di antropologia filosofica e neuroetica presso la Facoltà di Filosofia e Teologia nell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in Roma, uomo di grande cultura. Questi per oltre un'ora ha discusso sul tema. L'intelligenza artificiale, in grado di autoapprendere, memorizzare ed elaborare dati, non ha e non potrà, affermato allo Stato, avere la coscienza, l'empatia e la sensibilità umana e quindi non sarà mai da considerarsi un umano, anzi da questi dovrà essere gestito e governato. Al termine della relazione sono state poste molte domande da parte dei presenti, soprattutto di natura etica, e la risposta a ciò va nella direzione di instillare saldi principi etici nell'uomo in modo che questi possa a sua volta utilizzare la tecnologia a favore dell'intera umanità. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia.